Ora che abbiamo applicato tutte le texture al nostro modello, vediamo che ci sono alcune zone in cui la stessa texture si ripete, perché abbiamo generato un'unica texture per due modelli differenti. A questo punto, invece di stare a creare una nuova texture, semplicemente possiamo entrare all'interno della mesh e, sfruttando il texture position, spostare leggermente la nostra texture affinché scompaia la ripetizione. Come potete vedere, però, adesso si è creato un problema di giuntura. Questo problema può essere facilmente risolto in Photoshop. Quindi, posizioniamo bene la texture. Sempre dallo stesso menu, Edit, scegliamo Edit Texture Image. La texture verrà aggiornata. Ora quello che dobbiamo fare è duplicare il livello, spostare la metà esatta al centro e, duplicando un altro livello, riportarlo sul lato opposto. Questa è la ripetizione di una texture rispetto all'altra. Mentre questi due fianchi si ripeteranno perfettamente perché combaciano, quello al centro invece al momento non combacia. Abbiamo diverse opzioni per sistemarlo. Possiamo andare a cancellare e far affiorare la texture sottostante, che potrebbe essere una soluzione che può funzionare ad esempio per la parte superiore. Oppure possiamo utilizzare altri strumenti come il cerotto in Photoshop per fare il lavoro sporco a Photoshop. A questo punto uniamo nuovamente col background, questo è fondamentale, e risalviamo la nostra immagine. A questo punto vediamo che in SketchUp è stata aggiornata la nostra texture e possiamo spostarla all'interno senza avere mai l'impressione che sia aggiuntata.